Signore, irvi dia pace. Vogliamo pregare anche questa sera, nostra preghiera piena di ascolto. E nel discorso siamo stati aiutati a riflettere sul vegliare, che Dio passa tempo, vivere il tempo. Signore, che viene sia nel momento presente, sia nel momento futuro, quando ci sarà la fine del mondo. Perciò vegliare, vedere il tempo come lo viviamo, vedere anche le nostre giornate come le viviamo. Adesso arrivano anche le feste, no? Vedere come, che stimolo per celebrare le feste natalizie abbiamo. Se è uno stimolo mondano, materiale solo, esteriore solo, o se ci fermiamo a pensare un po' la prima venuta di Gesù sulla terra, che ha realizzato la pienezza dei tempi. Ecco, un tempo questo che abbiamo proprio da fermarci, scoprire il valore di Gesù Cristo, che è il re del tempo, re della nostra vita, ed è venuto a portare sulla terra proprio il regno di Dio. Lo annuncia, no? Il regno di Dio è vicino. Sentiremo spesse volte questa frase, ma non è necessario, non è sufficiente che il regno di Dio sia vicino. È importante che il regno di Dio entri in noi, diventi il Signore della nostra vita, Signore del nostro essere quotidiano. E anche la festa, la grande festa della regalità di Gesù Cristo, che celebreremo domenica, questa festa che sta alla fine dell'anno liturgico e l'inizio dell'Avvento, sta proprio nel centro, possiamo dire, è l'apice, e ci dimostra anche qual è la grandezza dell'amore di Dio, la grandezza della nostra vita, quando ha senso il nostro vivere, quando veramente il nostro vivere quotidiano non deve perdersi o sperdersi in tantissime cose materiali inutili, ci fanno soffrire anche. Ecco, ci chiama stasera proprio a aprire il cuore, a vegliare col cuore aperto, guardando Gesù Cristo e alla sua regalità. Lui ci dà la sua regalità, vuol dire che ci dà la sua signoria su di noi, la signoria divina che Lui è venuto a portare sulla terra. Ce la dona a noi nel mistero pasquale. Non parleremo mai abbastanza del mistero pasquale, però lo si capisce con l'esperienza. Importante proprio recepire con l'esperienza di ogni giorno come, vivendo il mistero pasquale alla luce e con lo spirito di Gesù Cristo, possiamo diventare persone anche noi libere dal peccato e risorte, vivono la risorte, capaci di amare. Ecco, che lo Spirito Santo ci aiuti. Abbiamo proprio bisogno di invocarlo, perché è un dono di Dio, e i doni di Dio, se li accogliamo, ci trasformano, altrimenti ci lasciano nella nostra povertà, nella nostra sofferenza, nelle nostre paure. Ecco, che sia anche questo momento proprio, un momento di accogliere e l'annuncio che Gesù Cristo fa a ciascuno di noi. Anche tu puoi vivere nel regno di Dio. Anche tu puoi avere il cuore pieno di amore, pieno di spirito, che è l'essenza del nostro vivere quotidiano. Vogliamo allora invocare lo Spirito che è sempre abbondante su di noi. Che veramente
liberi la nostra mente e il nostro cuore dalle paure, dalle preoccupazioni, dai problemi e lascia spazio alla grazia di Dio che entra in noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Dio sia con tutti voi. Sediamo. Che vogliamo dire stasera proprio di essere qui a pregare questi primi giorni d'inverno. Vedete che il freddo si fa sentire, anche se questa sera è un po' più mite, un po' più passabile. Però accogliamolo, cerchiamo di accogliere proprio la natura con il naturale della natura, perché è un giro di stagioni normale che dà anche a noi la possibilità di sia di difenderci ma anche di affrontare senza paura, proprio con la forza, con la luce, con lo spirito di Dio. Anche il freddo lo si può sentire con calma. Forse è molto più facile che non affrontare il caldo, perché almeno dal freddo ci si può riparare. Ecco, e vivere questa stagione proprio lodando, benedicendo il Signore, scoprendo anche come il tempo di questa stagione è prezioso per noi, che ci aiuta a riflettere oltre che a goderlo. Ecco, la liturgia di questa domenica è stupenda. Celebriamo la solennità di Cristo Re, questo titolo così umano e pagano insieme, ma che si addice bene a Gesù Cristo. Però Gesù ci insegna a capire bene la sua regalità, che non ha niente a che fare con la regalità umana. È una festa che è proprio appena finito l'anno liturgico, con domenica scorsa, è l'inizio dell'Avvento che sarà subito la domenica dopo. Ci dà l'inizio di vivere questo tempo grandioso, pieno di feste. Dovrebbe essere veramente un tempo giulivo per tutti noi, anche se adesso ha perso questo aspetto religioso, è diventato molto appariscente, molto esteriore, molto mondano, pieno di luce di commercio, di vendite, di mercato, diciamo, e poco di religioso. Invece occorre che noi lo riscopriamo e lo vivremo anche in pienezza i nostri venerdì. Questi venerdì così anche importanti, no? Questi tempo per gustare il tempo della festa di Cristo Re, gustare il tempo dell'Avvento, questo tempo che ci prepara il fatto grandioso. Dio si fa uomo, Dio entra nell'umanità per portare la pienezza dell'insegnamento di Dio. Anche il popolo di Israele non era nella pienezza, viveva, possiamo dire, la religiosità naturale di Dio. Dio che si è manifestato con i comandamenti, con gli insegnamenti, li troviamo raccolti nel Deuteronomio, Dio che manifesta tutto quell'aspetto naturale di una religiosità primaria e anche primordiale, diciamo. Dio che ci ha creati a immagine e somiglianza deve iniziare quel grande progetto di amore che è aiutarci a riconoscere il peccato che c'è in noi per liberarci dal peccato. Ecco la venuta di Gesù Cristo, questa venuta di Gesù Cristo che viene perché con il peccato abbiamo smarrito il senso della vita. Non sappiamo più cos'è la vera vita, neanche la intuiamo perché siamo pieni di egoismo, pieni di noi stessi, pieni di orgoglio, pieni di interessi umani, anche buoni, anche giusti, ma solo umani. Ecco, abbiamo da riflettere su questo. Il Signore viene proprio a noi perché ci aiutiamo a riflettere e liberarci da questa sovranatura che il peccato è venuto a portarci
E poi il peccato crea un disordine enorme dentro di noi. Disordine che non sappiamo neanche più cosa fare. Sappiamo neanche cos'è amare. Io non so se avete mai riflettuto. Fermatevi un'oretta e dire, voglio riflettere un po', per me, cos'è amare. Accorgerete come non è facile. Ecco, la festa di Cristo Re ci aiuta un po' a capire cos'è l'amore, guardando Gesù crocifisso. Il trono della regalità di Gesù è la croce. Anche questo è un'assurdità. Se voi parlate nel mondo il valore della croce, la croce che è gloriosa, che è illuminata, il minimo che vi possano fare è trattarvi un po' da fuori di testa. Invece è vero, Gesù con la sua venuta sulla terra realizza lui il mistero pasquale, che è la festa di Cristo Re e la festa del mistero pasquale, che ci viene a dire è possibile per l'uomo amare dando la vita per gli altri, che vuol dire vivere da risorto, liberi dal peccato. Chi ci impedisce di amare il peccato che abbiamo in noi? Quando noi abbiamo le rabbie, quando ci sfoghiamo e diamo colpa, sono impulsivo, scusate che non valgono niente. Invece la ragione è, sono un peccatore, non so amare. L'impulsività è una cosa buona, basta dirigere. Ma l'essere peccatori è la verità. Il peccato che è in noi è proprio offusca l'immagine e somiglianza che Dio ha creato. Questi che sono concetti che li diciamo spesso, no? Ma occorre tirarli fuori, specialmente in questa occasione dove la regalità di Gesù Cristo ci viene a dire, ecco il vero amore, il crocifisso. Ecco la vera realizzazione dell'uomo, vivere di amore, morire di amore. Il morire quotidiano, ontologico, parola grossa, no? Vivere quotidiano, vivere di amore. Se in famiglia, se nelle comunità ci fosse questo amore, tutto diverso. Proverete anche nella preghiera a guardare, nel momento di preghiera, che amore c'è in noi e c'è nella nostra famiglia. Ci può essere uno che ama a non finire e vorrebbe amare a non finire, invece l'altro neanche se ne cura. Perché c'è questa realtà? Perché manca il vero amore, quello di Gesù. Ecco, la festa della regalità ci aiuta proprio a scoprire come Gesù Cristo, lo annuncia spesso nei Vangeli, il regno di Dio è vicino. Una frase umana, ma che ci viene a dire, guarda che l'amore di Dio è vicino a te, accoglilo. Se è vicino, non è ancora dentro. Bisogna che l'amore di Dio entri in noi per purificare il nostro cuore, per pulirlo, per rinnovarlo, per risanarlo, liberarlo dal peccato, no? Dalle conseguenze del peccato. Pensate che il peccato non è solo l'impurità, l'adulterio, il rubare, che abbiamo in mente solo questi, noi questi non li facciamo normalmente, e succede, non ho peccato. E la conclusione peggiore che possiamo fare. Invece accorgerci che veramente siamo immersi nel peccato, basta vedere il modo di agire egoista che abbiamo. Quanto siamo egoisti. Quanto pensiamo a noi stessi, quanto agiamo tutto in funzione di noi stessi, anche in famiglia. La scusa faccio per la famiglia e divento un dittatore in famiglia, oppure divento l'acida della famiglia. Naturalmente per difendere certe cose che
hanno neanche senso di esistere. Ecco, la regalità di Gesù Cristo viene invece a pulire, no? Pulire il nostro vivere, pulire la nostra mente, quanti pensieri sbagliati che abbiamo, quanti inganni che abbiamo nella nostra mente, quanti processi facciamo, quante distruzioni facciamo con la nostra testa. Ecco, viene a liberarci da tutto questo, liberarci dalla paura, paura di... Il demonio ci gioca con questo. Ecco, la regalità di Gesù Cristo vuole arrivare a noi per dirti: anche tu puoi amare come Gesù Cristo. E Gesù Cristo ha vissuto il mistero pasquale per noi, perché noi fossimo liberati dal peccato ed è la vittoria contro il demonio, e che potessimo, con l'aiuto dello Spirito, veramente essere anche noi capaci di amare come Gesù Cristo. Però è importante scoprire cos'è il vero amore. Il vero amore non è egoismo, non è interesse, non è simpatia, non è amicizia. Il vero amore cristiano, quello vero, è Gesù Cristo crocifisso, che dà la vita per noi. Dobbiamo vedere noi, anche dopo nella preghiera, lasciamo che Gesù ci illumini. Ma io in casa mia, sul lavoro, nella società, do la vita per la famiglia, la società dove lavoro. Do la vita. Perché la regalità è qui. Abbiamo già detto vari venerdì, no? Ma è bene ripetere. Gesù Cristo è venuto sulla terra per distruggere in noi il peccato, liberarci dal male, liberarci dalla incapacità di amare, pulirci proprio, liberarci da tutto quello che è negativo, per darci la possibilità che noi di amare come amato. Date che lui da Dio si fa uomo, e prende su di sé i nostri peccati. Questo è amore. Però è importante vedere come Gesù Cristo prende su di sé i nostri peccati, che è la sua regalità. Come? Se noi guardiamo tutta la vita di Gesù, e specialmente tutta la passione e morte in croce di Gesù, noi quando la guardiamo in genere facciamo un'attitudine umana, emotiva: quanto ha sofferto, poverino Gesù, quanto io l'ho offeso, quanto lo continuo a offendere. E sveniamo questa cosa, che non è poi l'essenziale della croce di Gesù. Non è quanto ha sofferto che è importante, ma quanto ha amato Gesù. Lui innocente. Nel Getsemane dice il Padre: passa da me questo calice, però non sia fatta la mia volontà. Si mette sulla strada giusta. Qual è la volontà di Dio? Sia fatta la volontà di Dio. La volontà di Dio è: entra nella passione, vivi il mistero pasquale, perché lo doveva vivere l'uomo per scontare e liberarsi dai peccati. Invece è venuto lui, ha offerto se stesso al Padre, ha liberato l'uomo, tutti gli uomini, il peccato, la sua passione e morte in croce. Ma non fermiamoci, ripeto, quanto ha sofferto. I sacerdoti lo accusano falsamente. Pilato, lo vediamo nel Vangelo, non sa neanche cosa fare, perché politicamente era innocente, non aveva colpe Gesù. E bellissimo discorso sulla verità. Chi è la verità? È Gesù. Gesù che vive la passione, è la verità massima, ma la vive, le due parole che ho detto anche venerdì scorso, non sopportando, non subendo la passione, non come uno che è stolto e non è riuscito a scappare o non è riuscito a difendersi. Non è questa l'attitudine di Gesù.
altrimenti poveracci noi. L'attitudine di Gesù vive tutta la sua vita e tutta la passione, con tutte le sofferenze della passione, le vive con la signoria di Dio divina, perché lui è Dio. Lo vive da Signore, vive da coraggioso, lo vive da innocente che volontariamente accoglie le sofferenze per distruggere in noi il peccato. Questo diventa amore. L'amore della croce è l'amore pieno di vita, pieno di luce, pieno anche di sazietà, perché è l'unico amore che sazia l'uomo e realizza l'uomo. Però l'uomo da solo non è capace. Perché? Perché appena arriva una croce, eccola qua, me ne è arrivata un'altra, maledetto e Padre Eterno, come che fosse colpa sua. Ma noi siamo nella mentalità umana, sotto il peccato, pieni di paura. Ecco che Gesù Cristo l'ha vissuto lui, ma l'ha vissuto da Signore. E questa signoria vuole darla a noi, perché anche noi possiamo vivere la nostra passione, la vita quotidiana, nel quotidiano, i fatti quotidiani, viverli non lagnandoci, sopportando, subendo, brontolando, criticando, mormorando, e non è più finita, e soffriamo. Ma vivendola anche noi da Signore. Chi è che ci dà questa forza? Gesù Cristo. Gesù Cristo nel battesimo ci dà il mistero pasquale realizzato, che si conclude con la risurrezione. Ecco perché l'amore della croce ci porta ad essere persone risorte anche noi, come Gesù Cristo. Perché capace di affrontare qualsiasi croce con Gesù Cristo, da Signori, anche noi. È un dono che Dio ci dà, ci ha dato nel battesimo. Però vedete com'è importante riscoprire il battesimo, perché il battesimo dovremmo viverlo ogni momento. Vivere ogni momento il battesimo vuol dire vivere da risorti. Ecco la regalità di Gesù. Vivere noi da risorti, da vittoriosi, da persone libere, da persone appoggiate a Gesù Cristo, da persone che sanno dare la vita anche al nemico, anche a colui che ti umilia, rispondere al male o al bene. Stupendo questo. Solo Gesù Cristo può donare questo a noi. Solo Gesù Cristo può dire a te: non è la tua vita quotidiana, la tua famiglia, i tuoi problemi, non so che devono cambiare. No, possono anche cambiare, ma quello che deve cambiare è che tu, da schiavo, schiavo del peccato, tu venga liberato da Gesù Cristo e ti dia la capacità di vivere la tua vita quotidiana con la regalità di Gesù Cristo, con la signoria di Gesù Cristo, da risorto, da libero, la persona che veramente è gloriosa, perché ha nel suo cuore la forza dello Spirito di Dio, la forza di Dio, l'amore di Dio, e diventa capace di amare. Il problema peggiore che ha l'uomo è che non è capace di amare. Ecco, vedete, sono concetti questi che non è facile che arrivano quando il Signore vuole, perché non tutti capiscono, perché non tutti cedono all'egoismo di avere ragione. E se non abbiamo il cuore aperto, illuminati dallo Spirito, fratelli miei, questo sono parole che passano all'aria. Invece sono veramente quelle parole che danno a noi una serenità e una potenza incredibile. Il cristiano è gioioso anche in mezzo alle croci. È gioioso nel suo martirio quotidiano, perché lo vive con lo Spirito di Gesù Cristo, lo vive da risorto. Ecco perché occorre fare un cammino molto robusto su questo. Non è una lezioncina che impariamo. Però se accogliamo questo messaggio, che è il Kerem, che Gesù Cristo veramente ha vissuto per noi e che ce lo dona a noi gratis, il mistero pasquale, ecco che ci riempie del suo Spirito, cancellando in noi l'egoismo, l'orgoglio e tutte quelle altre parole negative che possiamo darci, libera da tutte queste per diventare persone veramente capaci di essere serene, forti,
forti, orgogliose di Dio, della pace sua, della luce sua. È il mistero pasquale che si realizza in noi, è il battesimo che viviamo quotidianamente. Ecco che fare l'esperienza del vivere quotidianamente il battesimo, che è vivere con lo Spirito di Gesù Cristo, con la Signoria di Gesù Cristo, facciamo l'esperienza che veramente Dio ci aiuta, che veramente Dio interviene, che veramente se ci fidiamo di Lui, viviamo il mistero pasquale di Gesù Cristo, Dio interviene come è intervenuto in Gesù Cristo. E com'è che è intervenuto in Gesù Cristo? Dandogli la signoria nella passione e la gioia della risurrezione. Possiamo vivere da risorti, perché vivere nella signoria di Gesù Cristo, vivere con la signoria di Gesù Cristo, vuol dire vivere da risorti, vivere liberi dentro. E se sono libero dentro, fratelli miei, la vita è gioiosa. È un anticipo del paradiso che viviamo qui su questa terra. Ecco, di fronte a tutto questo, più che spaventarci, chiediamo al Signore, Signore, donami la tua regalità. E non confondiamo regalità umana, esteriorità, successo, quelle robe là, no. Ma la regalità della croce. Morire d'amore, che è la cosa più bella, più soddisfacente, più luminosa, più piena di luce, più piena proprio di sazietà per noi. Morire d'amore ogni momento per l'altro, che è vivere il mistero pasquale. E tutti possiamo arrivare a questo. Occorre crescere, fare un cammino di crescita, ascoltando la parola, con la confessione, con l'Eucaristia, proprio che crescere con questi mezzi poderosi e poi esercitarci, famiglia, fuori famiglia, entrare e vedere se è vero che amando si ottiene. E dopo ci accorgiamo che veramente amando si ottiene. Ecco, vogliamo ricevere Gesù qui in mezzo a noi, che è Lui che ci fa. È Lui Gesù che ci dice sì, la vera legalità è l'amore. Morire per l'altro, donare all'altro, tutto noi stessi, non aspettare, donare, ma quello è il mio nemico, dona lo stesso. Ecco, Gesù ce lo insegna, si è lasciato uccidere in croce, lui l'innocente, che è il vero amore, è il mistero pasquale realizzato, pieno di vita, pieno di risurrezione. E sarà quello poi che salendo al cielo dà anche noi la possibilità di godere qui su questa terra e salire al cielo con lui. Accogliamo Gesù qui in mezzo a noi proprio perché lui ci parla. Ecco, vogliamo sederci, facciamo in modo che anche il corpo preghi, stando fermi, guardando Gesù, e Gesù possa essere l'unico pensiero nostro. Ecco, e chiediamo a Gesù, aiutami a vedere come vivo io. Se vivo le azioni della mia giornata, qualunque esse siano, con la regalità tua, cioè con l'amore. L'amore più alto, che è quello di dare la vita. Più che stare a discutere, più che stare a parlare, più che stare a aver ragione, più che stare a fare programmi, impariamo di Gesù a amare. Amare l'altro com'è. Amarlo, donarli, morire per l'altro, accoglierlo, perdonarlo, usargli misericordia, sempre amare, senza mai dire ma ho ragione io. Non è aver ragione che vale, è amare che vale. Ecco, chiediamo a Gesù, donami la tua regalità, fammi capire che la croce è gloriosa. È illuminata, è fonte di vita. La croce affrontata con la signoria di Gesù Cristo è veramente vita nuova che Lui ci dà. Le letture che ascolteremo sono un po' difficili al nostro udito, perché sono un po' così, sembrano un po' per aria, un po' apocalittiche. La guardiamo nella Sapienza.
ma addirittura che è una visione che il profeta Daniele ha, e vede venire questo figlio dell'uomo, arriva fino al vegliardo, e lì fu presentato a lui, che è l'immagine della venuta di Gesù Cristo. E a Gesù Cristo e a questo figlio dell'uomo, la lettura ci presenta, è stato dato ogni potere perché possa veramente riportare l'umanità al perdono del peccato. Ogni potere che è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Questa è la figura proprio di Gesù Cristo, che iniziando la Chiesa, il cristianesimo poi è chiamato, perché questo regno durerà sempre, fino alla fine del mondo. Come diceva anche Paolo Benedetto XVI, sarà un regno che farà l'umanità nuova, ma non partendo dalle masse, dall'esteriorità, dal chiasso, ma partendo dall'ascolto della parola, vivere i sacramenti e creare la comunione. Ecco, il regno di Dio che entra negli apostoli per primi, realizzano questa comunione di amore piena di lode al Signore, ascoltando la parola, vivere l'Eucaristia. Ecco, con Gesù si realizza questa prima lettura. Forse a noi dice niente, ma dice una cosa, che Gesù è venuto nel mondo per distruggere il peccato che abbiamo dentro di noi, che crea dentro di noi un disordine grande, e per donare a noi lo Spirito, il mistero pasquale, che ci rende capaci di amare come ha amato Gesù, che questo è quello che ci riempie di gioia. Ecco che a Gesù è stato dato ogni potere, il potere di vivere il mistero pasquale, il potere di cambiare ciascuno di noi se gli diciamo di sì. Ascoltiamo. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi dal cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Preghiamo insieme con il Salmo. Il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Insieme. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il suo trono da sempre. Dall'eternità tu sei. Il Signore regna, si riveste di splendore. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa, nella durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Noi potremmo chiederci, no, qual è il regno di Gesù, come fa a rivestirsi di splendore, come fa a avere questa potenzialità piena di luce, piena di risurrezione. Ecco, lui ci risponde sempre,
non dalla trasfigurazione, non quando fa miracoli, non quando ha anche altre cose meravigliose, moltiplica i pani così, ma questa grandezza di Gesù sta sulla croce, dove offre la sua vita per noi, con la forza divina, con la signoria divina. Il demonio subito ci dice: ma tu non sei capace, tu non ce la fai, non è roba per te, butta via. Invece il Signore si dice: no, guarda che questa forza, questa signoria che io ho avuto nella passione, morte in croce e risurrezione, io la do a te nel battesimo, usala, io sono con te sempre, usami. Ecco che il Signore regna in noi, e se lo lasciamo regnare ci dà la stessa forza a noi e ci rende capaci di amare come Lui, morire ogni momento per amare l'altro. Il vero amore non è andare d'accordo, il vero amore è avere la forza di morire per l'altro, anche se ti umilia, anche se non ti capisce. E tu come sei? Non sei un superuomo, una superdonna, hai solo lo Spirito del Signore che ti aiuta. E questa è la buona notizia che Gesù ci dice con questa festa. È vero che la strada per essere persone realizzate al massimo, capaci di amare, è la strada della croce. La strada dove hai la signoria stessa di Gesù Cristo. Allora gusti che Dio dà a te questa capacità di amare e sazi all'uomo. E solo Dio può dare questa satietà di amare. Solo Dio. Ecco, nella riflessione che facciamo personale, lasciamo che questo messaggio entri in noi. Proprio Gesù Cristo che è venuto con la sua potenza, e la potenza sua è la potenza dell'amore, della misericordia, e ci aiuta noi a vivere anche noi pieni di luce, di misericordia, capaci di amare come Lui. Con la seconda lettura è tolta dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. È un brano stupendo dove evidenzia proprio come Gesù Cristo è il re di tutto. È il testimone fedele, il primogenito dei morti e sovrano dei re della terra. Il re potentissimo che ha amato l'uomo, si è lasciato uccidere dall'uomo, e colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, e ha fatto di noi un re. Ecco come Gesù, che con la signoria di Dio fa di noi un regno di sacerdoti e ci dona la remissione dei peccati. È Lui che ci dà la sua potenza, la sua grazia, il suo spirito, e possiamo anche noi amare. Poi tutti lo vedranno, anche coloro che lo trafissano. Anche i cattivi lo vedranno. E Gesù, che è venuto per salvare tutti, coloro che l'hanno ascoltato, ecco che si batteranno il petto. Perché riconoscono in Gesù la vera libertà, il vero amore, la vera signoria, la vera regalità, che è la regalità divina dell'amore, fino alla misericordia assoluta del perdono, perdono di tutti. Ecco, ascoltiamola, perché solo lo Spirito del Signore ci aiuta a cogliere questo grandissimo messaggio. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco,
viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Ecco, anche di fronte a questa lettura, più che ragionarla, accogliamola così com'è, la sapienza di Dio che viene svelata a noi. Più abbiamo il cuore aperto, più anche ce la fa comprendere. Ci fa lodare, amare questo Gesù, che veramente ci ha dimostrato con la sua vita, con il mistero pasquale, qual è la vera strada per la nostra realizzazione, che la nostra vita sia sazia, sia piena di vita. È la strada della croce. Non patire per patire, subire, sopportare, non quello. Signoria di Dio, affrontare ogni cosa e sentirci anche noi vittoriosi con Gesù Cristo. Questa è la gioia del cristiano. Ecco, lasciamola che entri in noi questa sapienza. E poi nella vita di ogni giorno ricordiamocela che la strada dell'amore è la strada veramente della vita. Il brano del Vangelo, un brano tolto da Giovanni, racconta la passione di Gesù, un brano che non è facile a comprendere, ma che Dio nel suo spirito ci svela la sapienza. Apriamo il cuore, lasciamolo entrare com'è. In fondo i giudei, scribi, sacerdoti l'hanno condannato, il reo di morte, perché ha bestemmiato. E inventano tante altre cose. E Gesù tace. Ecco, vive il processo dei giudei nel silenzio. E lo mandano da Pilato, perché religiosamente loro l'hanno condannato, ma politicamente non può essere condannato a morte se l'autorità civile non glielo permette. L'autorità civile pagana, Pilato, che è una figura non bella, però si mette a dialogare con Gesù. Sei tu re dei giudei? Chi sei tu? Tutti si chiedono chi sei e nessuno sa chi sei. Sei tu re dei giudei? Cosa hai fatto? E anche qui Gesù tace. Dice solo una cosa grande. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per me, eccetera. Afferma di essere re perché se ha un regno, è re, però non è di questo mondo. Ha una definizione tutta sua, è che Pilato non comprende, è un politico, è un pagano, però capisce una cosa, che Gesù è innocente, che non lo vuole condannare. Pilato condannerà Gesù solo perché urlato dalla gente, su Pilato, da quei sacerdoti che l'avevano condannato prima. Gesù dice un'altra cosa grandissima, oltre che il suo regno non è di questo mondo. Dice che è venuto per dare testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. La verità, chi è la verità? Cos'è la verità? Non dà una risposta, ma è chiaro, la verità è Gesù. E ha vissuto nella passione, morte in croce, risurrezione, la vera verità vissuta da Gesù Cristo, la Signoria di Dio. L'uomo è liberato dal peccato e può amare. L'uomo deve
mistero pasquale vissuto da Gesù Cristo può avere la verità vera, non è più schiavo né del maligno, né delle paure, né della morte, né dei pagani. Diventa libero della libertà dei figli di Dio. Ed è la vera regalità di Gesù Cristo. E la sua regalità è la verità. Vogliamo sapere quando la nostra vita vale o no? Guardiamo se siamo nella regalità di Gesù Cristo. Se abbiamo lo Spirito di Gesù Cristo. Se viviamo con lo Spirito di Gesù Cristo e ci rende capaci di amare. Noi ragioniamo tanto, siamo in un mondo pieno di confusione, perché abbiamo perso la mentalità cristiana, abbiamo perso la mentalità di Dio e ci sforziamo un po' di capire quella umana, ma capiamo poco anche quella, perciò c'è confusione. Gesù ci viene a dire una parola chiara, la vita è. La vita c'è, quella vera, che è la vita stessa di Gesù Cristo. La passione e morte in croce vissuta con la Signoria di Dio e la Signoria che viene donata a noi nel battesimo. Ecco, vivere il battesimo. Vedete che è un discorrere molto logico e molto provvidenziale scoprire questo. Perché abbiamo la certezza che non dobbiamo accontentarci di una vita mediocre. Noi non facciamo il male sufficiente. Dio ci vuole felici qui su questa terra, per arrivare poi, quando arriverà la fine del mondo, per essere felici in paradiso con tutti gli altri beati. Felici qui su questa terra perché se viviamo il battesimo, viviamo quella Signoria di Gesù Cristo, la nostra vita quotidiana piena di croci, piena di problemi, che non saranno più croci passive, umilianti, scoraggianti, saranno vissute con la luce della grazia dello Spirito di Gesù Cristo, che diventa allora fonte di vita, fonte di luce. Diventiamo persone libere, libere dal male, dal peccato, capaci perciò di amare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene nel nostro Padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quel tempo Pilato disse a Gesù: se sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto per me, perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia parola. Parola di Dio. Ci vogliamo sedere e lasciamo che anche questo brano, così non facile, ma che entri in noi, che la sapienza di Dio entri in noi. Non è tanto sto dialogo importante, ma è la sapienza di Dio entri in noi che ce la svela. Gesù è re, ma non di questo mondo, ed è venuto a portare la vera regalità, che è quella dell'amore. E la verità è Lui, Lui che ha vissuto il mistero pasquale per noi. E la vera verità è Lui che ci dice: guarda che la strada della croce, la strada dell'amore, è la strada della libertà, della risurrezione.
pensaci un po'. Accogli in te questo messaggio di Gesù Cristo. Vogliamo ringraziare Dio per il messaggio di questa domenica, il massimo dell'amore cristiano, il massimo della sapienza divina che viene donata all'uomo. È il massimo della vita cristiana vissuta in maturità. Noi pensiamo che sia troppo distante da noi, ma è vero che tutti possiamo arrivare a questo modo di amare, la stessa legalità di Gesù Cristo. Non è per merito nostro e per forza nostra, ma perché Gesù ce l'ha guadagnato per noi vivendo il mistero pasquale. Dite che è un dono enorme che Gesù ha fatto a noi. Ci viene a dare gratuitamente la liberazione dai nostri peccati, la liberazione anche da ogni paura, da ogni remora umana, donandoci il mistero pasquale realizzato, cioè donandoci il suo spirito, la sua signoria. Lui vuole e può donare a noi, se lo vogliamo, se gli diciamo di sì, vuole dare a noi la sua stessa signoria. Pensate un po' solo a questo. E lasciamo che Gesù, che Dio lo faccia, e con abbandonarci in Dio, mettere Dio al primo posto, appoggiarci, credere che Gesù Cristo veramente può aiutarci a amare anche nelle situazioni più difficili. Non voler avere ragione, amare fino al perdono totale, fino alla misericordia totale, è il dono che Dio ci dà nel nostro quotidiano. Ci rende felici, perché amare così è la vera gioia, che è la gioia cristiana. E qui vogliamo anche innalzare la nostra preghiera adesso, facciamola con fede, con semplicità, non abbiamo paura di pregare. Diciamo al Signore proprio il nostro grazie per questa meraviglia che ci viene donata. Vogliamo ringraziare insieme il Signore per vivere bene questa domenica di Cristo Re, così anche iniziare a prepararci all'Avvento, che la prossima domenica sarà la prima domenica di Avvento. So che la solennità di Cristo Re ci riempia di gioia, perché è vero che possiamo amare quello che non siamo capaci, che il peccato ci opprime. Perché Gesù ci libera dal peccato, ci libera dalle paure, ci ricolma di spirito. Il mistero pasquale che Lui ha vissuto ce lo dona gratis. Anche noi possiamo amare come ha amato Lui. Ora vogliamo ricevere la benedizione di Gesù, che Lui ci dice, ci conferma, guarda che è vero che sono re nell'amore, re nella misericordia, re nel perdono. Io ti dono quell'amore divino che vivifica anche l'amore umano. Senza l'amore divino, l'amore umano è niente, è poco. Ma con l'amore divino può vivificarsi e può diventare veramente il completo. Divino e l'umano insieme che camminano e ci aiutano a vivere. Riceviamo con molta devozione questa benedizione. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio e buonanotte a tutti.